scadenza, ma parlare con me in breve, insomma. Ma sì, questo forse l'ha sempre stato, vedi, all'inizio si è parlato di sì, campionato, vittoria del campionato, però vedi, è normale di affrontare partita per partita, a maggior ragione in questo momento dove non possiamo guardare da qui a 20 giorni, da qui a un mese. Prossima partita è potenza, bisogna concentrarsi sicuramente su quello. Bisogna portare a casa per il tutto da tutti i costi, quindi bisogna concentrarsi su questo e, come ho detto, seguire le indicazioni che il mister ci sta dando. In questo momento un piccolo passo sicuramente sarà importante. Normale che nessuno, tutti si aspettano magari che andiamo a potenza e diciamo 4-0, però vuol dire un piccolo passo alla volta sicuramente ci farà avere più convinzione nei nostri mezzi e sicuramente tirarci fuori da questa situazione che tutti, io in primis, forse nessuno si aspettava di avere. Quindi un pareggio non sarebbe da scartare magari? Non so, te sintetizzato in un pareggio, ho detto un piccolo passo, nel senso sicuramente il risultato, poi se dovesse venire la vittoria tutti i giorni, è normale che non andiamo a potenza per fare il pareggio, questo è poco ma sicuro, andiamo per tenere il risultato massimo, però deve venire attraverso una prestazione di collettivo, altrimenti la giocata del singolo sì ti può far vincere la partita, però in questo momento quello che ricerchiamo è il collettivo, è la voglia di squadra di portare a casa il risultato, che forse in queste partite è mancato sicuramente. Cambi allenatori così frequenti, va magari con cambi di modo, concezione, va portato anche questo, può essere un problema il fatto di passare da... Ma forse se c'è stato un cambio tattico è stato dal primo, da Mister Indiani al secondo di Pagliari, altrimenti penso che la filosofia del Mister Pagliari è quella lì. Del mister Sarri che è arrivato adesso, bene o male si accostano, vuol dire, come modulo, come idee, quindi non penso sia questo il problema, non è che il mister ci abbia chiesto di fare cose assurde, penso che la squadra sia stata in campo anche abbastanza bene domenica, vuol dire, nel senso non ha dato mai l'impressione di essere una squadra allo sbando, cosa che forse era capitata in qualche altra partita, però poi siamo mancati in altre cose che sono fondamentali in questa categoria e non. Come ho detto prima, la voglia di portare a casa il risultato a tutti i costi, la voglia di raggiungere un risultato che in quel momento ci vedeva sotto di un gol. Quindi la voglia, gli atteggiamenti in campo, la personalità, parecchie cose che in questo momento forse è per la paura, non so, è per l'obbligo di portare a casa una vittoria a tutti i costi, in questo momento forse non riusciamo ad avere. Sicuramente ci vuole più tranquillità in noi stessi, la fiducia nei propri mezzi che sicuramente sono tanti, però bisogna poi metterli in campo, questo è il succo. C'è preoccupazione, c'è perplessità, qual è la... No, preoccupazione sinceramente devo dire di no, ma vuol dire normale quando poi quattro sconfitte di seguito un po' di preoccupazione. Guardando la prossima partita è normale che uno dice se dovesse andare male, ma però devo dire non c'è grossa preoccupazione perché come ho detto in settimana si lavora anche abbastanza bene, si lavora bene, poi la domenica non riusciamo a mettere a frutto quello che deve essere, quindi dobbiamo credere in più in noi stessi e sicuramente credere a quello che il mister ci chiede e soprattutto mettere in pratica, però la preoccupazione devo dire. La partita di domenica prossima c'è una piccola insidia in più perché l'anno scorso la partita col Potenza lì sono successo un po' di maletta. Sì, non so se si parlava di quello che potrà essere domenica, quello che è stato l'anno scorso, però vuol dire non è questo che ci può, anzi forse ci può dare una carica in più per avere quella determinazione, non lo so, sicuramente il clima sarà caldo a Potenza come è stato in altre parti, quindi potrà essere secondo me un motivo in più per avere quella rabbia che in questo momento ci serve e stiamo ricercando. Rabbia calcistica sempre.
Questo così. Grazie mille.